Per imparare a pregare la preghiera del rosario, come Padre Pio ci raccomanda, quello che lui chiamava l'arma, perché con quella lui ha sconfitto tutte le tentazioni, ha allontanato il male, no? Quando uno prega, e questo è dimostrato, il maligno viene allontanato, la potenza del maligno viene depotenziata, svuotata dalla potenza della Madonna e quindi dalla potenza di Gesù e della croce di Gesù. Allora dicevo, per imparare a pregare, ad amare questa bellissima preghiera, noi però non dobbiamo solo, come dire, ammirare che Padre Pio lo faceva, ma dobbiamo capirne il senso, il significato. E quindi in queste puntate, già ho iniziato, ma nelle prossime mi voglio soffermare brevemente sulla bellezza, il valore e il significato del rosario, facendomi aiutare da un grande innamorato della Madonna, Giovanni Paolo II, che ha scritto anche un documento sul rosario. E anche colui che ha aggiunto i misteri della luce poi al rosario. Sentite che cosa diceva Giovanni Paolo II all'inizio del mese di ottobre del 1983. Diceva, recitate la corona con fervore e semplicità, per attingervi la gioia del dovere compiuto, la fortezza nell'affrontare gli inevitabili dolori della nostra condizione umana, il coraggio ogni giorno rinascente nella contemplazione della gloria promessa da Dio ai suoi servi fedeli. Vedete come Giovanni Paolo II ci invita a recitare, a pregare con la corona del rosario, perché la corona del rosario ci accompagna nella nostra vita, nella nostra quotidianità, ci accompagna nelle difficoltà e nelle gioie della nostra esistenza. Giovanni Paolo II parla del rosario che ci aiuta ad affrontare gli inevitabili dolori della nostra condizione umana. Questa preghiera semplice è così confortante per noi uomini, sapete perché? Perché è una preghiera che è ancorata nella vita, nella missione di Gesù. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!